se è magico canto e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli. Alla mostra del radicchio tardivo di Martellago troviamo il mitico Aldo Tagliapietra. Allora, intanto iniziamo dal tuo momento artistico. Cosa stai facendo in questo particolare momento, artisticamente parlando? Sto facendo alcune date, alcune serate, tra le quali vorrei segnalare quella del 16 dicembre al Dolo, al Teatro Italia, con la mia band, quindi Aldo Tagliapietra Band, ma con un ospite d'eccezione che è il mio vecchio, come dire, compagno d'armi, Tolo Marton. Poi alcune cose così qua e là, andiamo avanti su questo terreno. Una carriera dedicata alla musica, cos'è la musica per te? La musica è una parte molto importante. Ho avuto la fortuna nella vita di poter fare del mio hobby un mestiere, e questa è la cosa più importante. Io principalmente, diciamo, mi considero un autore, tra altre cose, di canzoni, di ballate e negli ultimi anni anche di testi, e quindi posso solo ringraziare il cielo che ho potuto appunto realizzare dall'hobby è diventato il mio mestiere. Dimmi che cos'è, e forse la pioggia che scende vicino a me. Sei qui alla mostra del radicchio tardivo di Martellago, una tua prima impressione di quello che hai potuto vedere fino adesso? Ma sono rimasto un po' esterrefatto, perché veramente ho visto una cosa organizzata benissimo, ad alti livelli, un posto meraviglioso dove soprattutto si mangia anche bene. Ho visto che ci sono anche molti stand, e poi c'è questo concorso che adesso, insomma, tra poco inizierà, e mi incuriosisce anche a sentire il livello di preparazione di questi ragazzi, che non ho dubbi sarà molto alto, ecco.
Grandissima emozione, non me l'aspettavo, devo essere sincera, e sono veramente felice di questo. Da quant'è che canti? Beh, canto da 6 anni e attualmente studio al liceo musicale perché ho intenzione appunto di intraprendere il canto come un lavoro. Cos'è per te la musica? Beh, per me la musica è tutto, la musica è vita, la musica non è spiegabile a parole, ma nei fatti è veramente qualcosa di meraviglioso. Quello che mi ha sorpreso molto è stato il livello generale, molto alto. Devo dire che questi ragazzi giovani, queste nuove generazioni, nascono che hanno la confidenza col palcoscenico. Noi abbiamo dovuto imparare a stare sul palco, questi qui lo sanno già fare, quindi bene, bene. È stata un'edizione bella, impegnativa tanto, perché ci vogliono sempre tante forze per organizzare un trofeo del genere e ci vogliono forze non solo la sera ma anche dei giorni prima e dei mesi prima per organizzarlo. Però è stata una bellissima edizione, tutto sommato è andato tutto bene, tutto liscio. Questa è una sera di grande allegria, di gioia, dell'impegno di questi giovani, di voglia di stupire, che si danno un grande affare e hanno anche un bel risultato, quindi stasera sono molto contenta, molto. E poi con un ospite particolare come Aldo Tagliapietra. Per quelli della mia generazione è stato un mito per la sua voce particolare e quindi è stato piacevole, diciamo, per me, per la mia generazione, sentire una volta in più la sua voce.